Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Io sono in compagnia di Nicola Caruso, senatore accademico dell'Università della Calabria. Benvenuto Nicola. Grazie, salve a tutti. Grazie, grazie a te per essere con noi e per raccontare quello che è l'impegno appunto del Senato accademico dell'Università della Calabria, da te appunto rappresentato. Da poco appunto avete presentato un'istanza perché i problemi di sicurezza all'Università della Calabria purtroppo continuano. Certo, abbiamo presentato appunto un'istanza in Senato accademico insieme al collega Leonetti e al consigliere d'amministrazione Tulino, un'istanza che appunto chiede quello di aumentare i fondi sulla sicurezza. Questo perché? Perché ogni giorno sentiamo di cani randagi, di molestie a studentesse, di furti, di vandalizzazione all'università, insomma sentiamo un sacco di problematiche che ad oggi Non sono penso ancora non sono risolte. Che risolte. cosa manca? Perché ancora siamo a questo punto? Beh, quello che noi chiediamo appunto è un aumento della vigilanza non armata all'interno dell'università, però quello che io dico spesso è che se si può bene, ma altrimenti perché non avere anche vigilanza armata, carabinieri, se non l'esercito pur di tutelare gli interessi degli studenti, perché come dico gli studenti devono vivere il campus che ricordo è il secondo più grande d'Europa, il nostro. Devono vivere il campus come casa loro. Io a casa mia mi sento protetto, all'università ad oggi non tantissimo. Assolutamente sì, pensi che ancora ci siano problemi anche riguardo all'illuminazione, perché chiaramente se un presunto delinquente o comunque chi vuol dar fastidio, chiaramente se vede una situazione di buio si sente più autorizzato a dar Certo. fastidio, comunque a cercare di creare situazioni difficili per chi ovviamente in quel momento sta passando da quel lato Esatto, anche dell'università sul l'illuminazione. ponte o comunque negli alloggi, ecco, dove ci sono prevalentemente le criticità? Beh, sicuramente sul ponte o nell'hinterland del campus, perché ricordiamo non è una struttura E quindi chiusa, possono è una accedere, può accedere struttura, esatto, chiunque. aperta, può accedere chiunque, infatti il problema non sono molestie da parte di studenti a No, studenti, ma sono certo. ovviamente molestie da parte di esterni all'interno dell'università. E penso che se nel 2018 ancora una studentessa non può essere tranquilla, non può stare tranquilla di uscire, di È passeggiare all'interno del chiaro. campus, penso che sia una problematica enorme. Noi Assolutamente. abbiamo chiesto appunto al magnifico rettore, al senato accademico, al consiglio d'amministrazione un aumento di questa voce del Cosa vi hanno bilancio. risposto? Ancora non abbiamo ricevuto risposte, il senato sarà prossimamente in questi giorni, dovrebbe essere il 24, Ogni quanto si riunisce? Il Senato si riunisce teoricamente una volta al mese, poi in base alle Alle esigenze esigenze, che ci sono. certo. Chi avete incontrato in regione? L'interlocutore della regione è stata la dottoressa Cauteruccio, che ha sostituito la figura del presidente Oliverio, che dovrebbe essere presente, ma figuriamoci se poteva esserci. La dottoressa Cauteruccio ha risposto alle nostre domande, ci ha spiegato le tempistiche e i criteri di suddivisione di questi ultimi fondi stanziati dalla regione per cercare di ricoprire quella che è la figura aberrante dell'idoneo non beneficiario. Lo ricordo un po' a tutti, l'idoneo non beneficiario è quello studente che ha il diritto di accedere ad alcune borse di studio per continuare il suo percorso universitario, ma a causa della mancanza di fondi universitari e quindi anche regionali, non può farlo, cioè avrà delle scontistiche sulle tasse, ma Però non non è può avere, esatto, sufficiente, non può avere certo. quel surplus per poter continuare il suo percorso. E questo è un qualcosa di assurdo perché è un diritto. Noi continuiamo questa battaglia perché ancora i fondi stanziati ci sono sicuramente, ma non sono abbastanza. Gli studenti sono tantissimi regionali a livello regionale che hanno bisogno di altri fondi per poter ricoprire questa necessità. Quindi ad oggi noi ancora continuiamo questa battaglia e lo facciamo presente ovunque andiamo. Anche perché l'istruzione, il percorso universitario poi determina quello che è ovviamente il futuro dell'individuo, per cui anche le istituzioni devono essere assolutamente presenti. Tra l'altro, ricordiamo, il nostro è un ateneo importantissimo. Esatto, il nostro è il secondo ateneo più grande, il secondo campus più Più grande grande d'Europa. d'Europa, fa 27.000 studenti, ma tu dicevi bene che cioè alla fine la cultura, il percorso universitario è fondamentale per la crescita dell'individuo, ma è fondamentale anche per la crescita della nostra
regione. Noi viviamo in una regione martoriata da tante problematiche, quelle economiche, quelle mafiose, perché bisogna ricordarle. Certo, assolutamente. Bisogna ricordarle. E se non partiamo appunto dall'università, da dove vogliamo investire per far sì che la nostra regione cresca? Sei stato chiarissimo, Nicola. Grazie, in bocca al lupo per grazie il tuo impegno e alla prossima. E poi ci racconterai un po' come certo, è andata, grazie perché a voi. Sono ovviamente degli obiettivi importanti che spero appunto si raggiungano presto. Grazie ancora a Nicola Caruso, noi ci vediamo più tardi, grazie. Grazie a voi.